Allora, novità, novità, novità. Sono stato a Cagliari a raccogliere dei dati perché una delle ragazze del nostro gruppo, nonché un'amministratrice del gruppo, una moderatrice, ha studiato tutti i webinar, a mia insaputa, ha estrapolato la nostra terapia per i soggetti di secondo stadio e l'ha utilizzata su un campione dei cani di un rifugio, che è il rifugio che lei gestisce, e poi a distanza mi ha detto: sto usando il tuo protocollo del secondo stadio, ti va di vedere cosa è successo? Sono andato a fare i prelievi, li ho mandati al laboratorio, torno nei risultati, praticamente tutti i soggetti tranne uno si sono negativizzati al titolo anticorpale. Ora abbiamo del materiale per fare l'altro studio da mandare alla revisione, in cui il protocollo che usiamo di norma per il secondo stadio è in grado di negativizzare i soggetti. Voi sapete che io ho questa divisione dei soggetti in 5 stadi, è anche riconosciuta dal gruppo di studio per la Leishmania. Ho fatto una piccola modifica perché io considero il primo stadio il soggetto esposto. Per il gruppo di studio è considerato il soggetto che ha una titolazione anticorpale. Io parto a considerare il secondo stadio dalla presenza del titolo anticorpale, cioè considero un secondo stadio un soggetto infetto ma che non sviluppa sintomi. Io lo chiamo soggetto infetto ma non malato. E poi il terzo stadio è quello classico. Logicamente, tutti e cinque gli stadi della Leishmania hanno un protocollo terapeutico diverso, e lei aveva in canile quasi tutti i soggetti che andavano dal secondo al terzo stadio. È riuscita a modo suo, infatti è da complimentarmi per il fatto di aver estrapolato tutte queste informazioni che diamo, e comunque i risultati sono incoraggianti. Dando un bacione, ciao!